Si lavora alle contromisure per riaprire il paese che in attesa del vaccino passa per i test sugli anticorpi. L'Istituto Superiore di Sanità sta mettendo a punto un test rapido sierologico basato su un esame del sangue per individuare principalmente due valori, se si ha contratto il virus e se si è immuni. Questo esame dovrà coinvolgere il più ampio spettro possibile di popolazione per fotografare l'esatta situazione del paese riguardo a chi ha sviluppato anticorpi al SARS-CoV-2 e chi no, sostituendo così i modelli finora utilizzati con dei dati reali. Apripista di questa strada è il Veneto, che ha già annunciato l'avvio della sperimentazione ricorrendo al plasma di persone guarite come terapia supplementare autorizzata dall'Istituto Superiore della Sanità all'ospedale di Padova. Il Comitato Tecnico Scientifico della Regione inoltre ha approvato il progetto che prevede la ricerca di anticorpi nel sangue di 80.000 fra operatori sanitari e dipendenti delle case di riposo, esposti in prima linea sul fronte del coronavirus, per poi passare ai volontari fra il tessuto produttivo. Del kit utilizzato, prodotto in Cina, più veloce del tampone con un'affidabilità al 90%, ne sono state acquistate dal Veneto 732.000 confezioni. La Lombardia ha annunciato la sua campagna da inizio giugno. I virologi però si dividono. Il dubbio riguarda l'efficacia. Ecco, in diretta alla produzione.